amici di Realtin TV, oggi abbiamo il piacere di ospitare la scrittrice Maria Masella, che è qui per presentarci un suo libro, Appuntamento Mortale, un'indagine di Teresa Maritano. Buongiorno Maria. Buongiorno, buongiorno a lettori e lettrici. Certo. Soprattutto. Salutiamo subito anche la nostra bellissima Queen. Ciao Giusy. Grazie direttore, buongiorno a lei, buongiorno Maria, sono contentissima di averti fra i nostri ospiti, una grande scrittrice genovese, hai scritto tantissimi libri Maria e hai ricevuto tantissimi premi, una bellissima carriera, complimenti, sono davvero felice. Sei anche una prof di matematica, hai insegnato per tantissimi anni. Fino al 2005. Anno regolare per la pensione. Ecco, quindi fino alla pensione, nonostante i successi editoriali, hai continuato anche a fare la prof. Sì, perché mi piaceva. No. Complimenti. Allora, sarai stato sicuramente un ottimo insegnante, perché è la base, no? Se uno piace il lavoro, lo fa bene. Posso raccontarvi una cosa? Certo. Alle mie presentazioni ogni tanto viene qualche mio ex studente, ormai quarantenne, e addirittura in uno dei miei noir, della serie non di queste ma di Mariani, la copertina è stata ricavata dalla foto che mi ha regalato un mio ex studente, quindi i rapporti erano buoni. Ma quando è così è perché hai lasciato tanto, perché guarda, anch'io sono figlia di professoressa e so benissimo, quando poi ci sono questi rapporti negli anni vuol dire che si è seminato tanto e bene, quindi è una cosa bellissima, complimenti Maria. Allora, prima di parlare dell'appunto nuovo tuo bellissimo libro che ha già annunciato il nostro direttore, proprio perché appunto tu sei veramente un personaggio, come dire, importante al riguardo, hai scritto tantissimo. Ti chiedo, la tua passione per il giallo, per il noir, non solo da dove nasce, ma negli anni proprio, quali sono le emozioni che ti dà? Quali sono le cose che proprio ti hanno fatto innamorare di questa tipologia di scrittura, che non è l'unica che tu hai, come dire, intrapreso, però sicuramente è quella più... È la più importante, più importante. È quella del cuore. Ecco, perché quella del cuore? I motivi sono molti. Allora, prima di tutto, a casa mia è sempre stato presente Giallo Mondadori, segretissimo, perché mio padre leggeva o i classici americani, Hemingway e company, oppure leggeva i Gialli Mondadori, segretissimo, la collana noir. E questo è un motivo. Il secondo è perché proprio mi piace scrivere gialli noir, perché è una tipologia di romanzo in cui giochi da matti coi lettori. Perché? Gli devi fornire gli indizi. I miei sono onesti. Fornisco gli indizi. Devi fare in modo di essere sempre un passo avanti e devi fare in modo che quando il lettore chiude il libro dice «Cavolo, me ne aveva detti!» e io non me ne sono accorto. Ultimo motivo è che è proprio il tipico romanzo in cui sei contemporaneamente vittima, perché devi sentire le sue emozioni, sei anche l'assassino, il colpevole, parlo al singolare ma mettiamoci un plurale, e sei anche l'investigatore, che sia un professionista o un dilettante, però qualcuno che cerca la verità ci deve essere. E quindi giochi su questi tre ruoli e mi piace da matti. E lo sai fare ampiamente bene, quindi complimenti davvero. E per questo ti chiedo, perché sei anche molto chiaramente esperiente, a un autore, uno scrittore che si avvicina a questo genere, cos'è che non deve mancare assolutamente? Cioè, quali sono le caratteristiche che devi avere a tutti i costi per
fare un buon lavoro in questo genere? Allora, deve ricordare prima di tutto che scrive un romanzo. E è quello che spesso, diciamo pure, i principianti dimenticano. Sono tanto presi dall'intreccio giallo che mettono in scena delle sagome di cartone e dimenticano che 9 lettori su 10 leggono per vivere altre vite e quindi hanno bisogno di personaggi. Certo, nel giallo, nel noir, è complesso perché devi dare corpo ai personaggi, ma devi contemporaneamente anche tenere le redini di un intreccio. A me piacciono gli intrecci molto attrecciati. Ne siamo accorti, Maria, ce ne siamo accorti, e anche la caratterizzazione dei personaggi però nei tuoi lavori è un altro aspetto importante che viene fuori, quindi... Posso dire una cosa? Certo. Io a volte mi diverto a parlare con i lettori di gialli, non soltanto quelli che leggono i miei, ma in genere. Diciamo che il mio martire preferito era mio padre. E chiedevo, ma cosa ricordi di quel giallo che ti era tanto piaciuto anni fa? 9 casi su 10, i personaggi. Beh, è la risposta... Cioè, è proprio... A noi piace la gente, piacciono le persone, certo, che abbiano carne e sangue, tanto sangue. Genere, però sì, chiaramente le persone, ma lo vediamo anche poi nella trasposizione, per esempio, televisiva di alcune cose, cioè è sempre un po' il personaggio, è sempre che un regge, esatto. Un buon personaggio ti regge quasi il 50% della storia. E poi chiaramente condito con tutto il resto. Ma andiamo a noi, Maria, facciamo subito vedere questo tuo bellissimo lavoro di cui abbiamo già annunciato, Appuntamento Mortale, un'indagine di Teresa Maritano. Anche questo, Fratelli Frilli Editore, è la quinta della serie Maritano, diciamo questa qua. Sì. È il quinto appuntamento. Allora, noi non dobbiamo, come sempre dico ai nostri amici a casa, rivelare tanto, dobbiamo incuriosirvi un po', però chiaramente, quindi iniziamo intanto a dire qualcosa sulla nostra Teresa e su Marco, perché comunque diamo diamo qualche, come dire, Maria, qualche linea. Certo. Allora, prima di tutto è il quinto romanzo con questi personaggi. Ogni romanzo è al 100% autoconclusivo, cioè nel senso che becchi il terzo e lo capisci, perché in 3 o 4 righe sparpagliate qua e là ti do l'antefatto. Idem per questo. Chi è Teresa Maritano? Allora, Teresa Maritano un tempo era un ispettore di polizia. Ispettore, perché nei ruoli di Stato non esiste il titolo ispettrice. Ispettore di polizia nella squadra del commissario Marco Artini. Poi si è dimessa perché per caso ha notato delle irregolarità nel comportamento dei colleghi. Ardini non l'ha difesa, lei è un tipo piuttosto duro e inflessibile, ha dato le dimissioni, ha aperto un bar, che è la location fondamentale della storia. È un bar realmente esistente in una piazza genovese realmente esistente, Piazza Manzoni.
E per un po' di anni lei non ha avuto più rapporti con Pardini, fin quando, e è nel primo romanzo della serie, arriva lui a chiedere aiuto. E da lì comincia questo rapporto fra loro, che è un rapporto complicato perché sono entrambi persone complicate. Lui ha un passato difficilissimo e lei non ha un passato facile. E questo, in uno dei romanzi precedenti, lei ha avuto in affido una bambina, e nel secondo romanzo la bambina l'ha conosciuta nel primo. E poi nel romanzo precedente a questo si dice che la bambina le è stata tolta perché hanno trovato dei genitori adottivi. E qui la storia comincia con lei terribilmente triste, perché lei la sente figlia più che partorita. Cioè proprio è quella che l'ha sbloccata, l'ha aperta agli altri. Prima era molto chiusa. E la stessa cosa la bambina ha fatto con Ardini. Tanto che in un punto del romanzo lei dice: potesse scegliersi un padre, sceglierebbe Marco, perché la bambina lo chiama per nome. E lei è a casa con un altro uomo e la portano in questura. E qui scopre che, uno, la bambina è scomparsa. Due, i genitori a cui è stata affidata sono stati sparati. Hanno ucciso anche la domestica che avevano, perché erano benestanti. Lei che fa? Cerca di chiamare Ardini. Ardini non risponde. Ardini è irreperibile. E ha il sospetto, anzi la certezza, che i loro colleghi sospettino che sia stato lui a uccidere la bambina. Quindi una situazione talmente drammatica, proprio già lei era in un periodo difficile, questa è proprio l'apoteosi di quello che poteva accadere, insomma, proprio il... Tutto il romanzo è un rincorrersi fra lei e Ardini, perché in parte lui la manovra, la fa andare dove vuole, però lei è testona. E di più io non vi dico. No, assolutamente. Posso dire una parola sulla copertina? Due minuti? Certo, era proprio quello che ti stavo per chiedere. È l'ascensore di Castelletto. Spieghiamo bene. Allora, la foto l'ha fatta Carlo Frilli, su mie indicazioni, e vabbè, ovviamente rielaborata dal nostro grafico, sempre bravissimo. Perché io ero qui quando ho capito cosa c'era dietro tutta la faccenda, perché quando comincio a scrivere un noir io non so cosa è successo, io lo scopro scrivendolo. Ero qui, proprio qui, e ho voluto che Thea, Teresa Maritano detta Thea, scoprisse cosa era successo quando era qui. Ecco, quindi proprio la copertina è proprio è il punto di svolta. Ecco, infatti. Se lo leggete, e quando è arrivata l'ascensore di Castelletto, state attenti ragazzi, perché arriva la soluzione. Esatto. Maria, no. Ma dovevi chiamare il personaggio Maria Teresa Maritano, forse? No. Maria sono io. Lei, allora, tra l'altro, in Marco c'è qualcosa di Maria? Allora, delle cose un po', diciamo... In tutti i miei personaggi c'è qualcosa di me. Ecco. Per esempio, Marco ha due passioni. Infatti.
La matematica? Eh. No, ma c'è l'altra, il disegno. Disegno, ecco. Ho un'attività collaterale all'attività collaterale, dipingo. E qui si cita anche la pala del Giorgione a Castelfranco Veneto e l'idea della storia mi è venuta davanti alla pala. Ecco, vedi, quindi tutto torna, nel senso che niente poi a caso, perché come diciamo... Il caratteraccio, permettetemi, è quello di Tea, ho un pessimo carattere. A noi non sembra, Maria, però, vabbè, a noi non sembra, però... Se lo dici te. Un pezzo di carattere l'ho dato anche ai personaggi dell'altra serie, perché in qualcosa mi assomiglia Antonio. Francesca è un'informatica, io ho segnato anche informatica. La madre Emma è attempata come me. E quindi ho dato un... Ma penso che questo lo facciano tutti gli autori. Che forte. Perché qual è la persona che conosci bene? Certo. Bene, abbastanza, te stessa. Ma poi comunque penso che appunto anche proprio nella la nostra vita, sì, tutti sì. I toni, in un modo o nell'altro il nostro inconscio comunque poi viene toccato. I ricordi. Influenzato, i ricordi. I ricordi, quindi per forza, un artista, un autore, uno scrittore, poi anche se magari non volutamente, ma tutto un po' gli ritorna. Si infila. Senti, ma non mi capita che chi mi conosce bene mi dice: oh, guarda, quella cosa lì che scrivi, mi ricordo che ti era successa. Ecco, vedi. Garantisco che non ho ucciso nessuno. No, no, questo non avevamo capito, Maria. Senti, non abbiamo detto che diciamo che c'è anche Genova come protagonista. Che certo. Sempre, ecco, Genova è sempre un po' lo sfondo, diciamo, primario, anche se ci si sposta, si va in Toscana. Sì. Però, Toscana, Veneto. Veneto. Però... quello che dico sempre è il baricentro delle mie storie. Cioè ti muovi, però l'importante succede sempre a Genova. Ecco, ecco, quindi Genova è un'altra, diciamo, protagonista chiaramente della molto amata. Sì, l'avevo intuito. Ti faccio un'altra domanda. Tra la serie Maritano e l'altra tua serie di successo, Mariani, no? Somiglianze e differenze, e secondo te quali sono stati per entrambe i punti di forza di questo successo nei lettori? Allora, penso che i punti di forza siano per entrambi gli stessi. Ho imbroccato il personaggio. Probabilmente piace il mio modo di scrivere. Le differenze. Allora, guardate, io quando scrivo Mariani mi metto in un angolo della tastiera un post-it con scritto Antonio. Quando scrivo Maritano, un post-it con Tea. Perché? Perché le storie Mariani, anche se per esempio nell'ultimo che ho scritto è molto di tensione verso la fine, è più disteso, perché lui è un uomo fra i 50 e i 55 anni. Quelli di Tea sono più duri, più rabbiosi. Per quale motivo? Perché alla fin fine Antonio ha alle spalle e ha attorno una famiglia a cui è molto legato. Tea combatte ogni giorno e ogni ora con la solitudine. E quindi proprio scrivendo cerco di dare questa differenza. E c'è da dire che i primi Mariani, quando ho scritto il primo Mariani, per me era il secondo romanzo noir che scrivevo.
Avevo scritto un romanzo fuori serie ambientato nel mondo dei matematici, perché era l'ambiente che conoscevo. E diciamo, la scrittura era un po' più ingenua. Quando ho cominciato a scrivere in maritano, invece, avevo già alle spalle una più di 15-16 romanzi mariani. Ora, io continuo a dire che la gente impara. Spero di aver imparato, e quindi un po' alla volta uno, anche i trucchi stessi del mestiere li impari. Certo, il problema è molto forte, perché devo cercare di non usare per i personaggi nomi che ho già usato in altre storie. Per fare attenzione, perché sono veramente tanti, quindi bisogna... Oh mio Dio, oltretutto, oh mio Dio, veramente. Io so che alcuni miei colleghi si tengono un quadernino con i nomi dei personaggi, le storie. Oh gente, io quando ho cominciato a scrivere il primo doveva restare uno, poi va bene, scrive ancora un altro, a forza di ancora un altro, ancora un altro, ancora un altro. Non sono un tipo metodico e paziente che si mette lì, se li rilegge tutti, si fa lo schema. Ecco. Io sono quella che paga il dominio per un sito e non lo aggiorna da 3 anni perché si annoia a farlo. Cioè, per dire, non... Cioè, a me diverte scrivere, non tutte le accessorie. E poi se troveranno lo stesso nome, d'altra parte, scusate, per esempio a Genova Parodi, ce ne sono tanti. Infatti, dai, non è questa tragedia, dai. No. Non è questa... direi che va bene. Senti Maria, complimenti davvero per tutto, è stato un piacere enorme averti con noi. Grazie a voi. Posso dire solo un'ultima cosa? Certo. Che domani sia per tutti migliore dell'oggi. Ecco, fantastico, fantastico. Ci uniamo a questo augurio e facciamo, ricordiamo i nostri amici a casa, facendo vedere Appuntamento Mortale, un'indagine di Teresa Maritano, Fratelli Frilli editore, Maria Masella per Real Team TV. Grazie Maria, alla Grazie prossima. Grazie a voi. Ciao ragazzi.